Antonio, ancora non è iniziato il convegno, ma c'è già tantissima gente, quindi vuol dire che l'argomento che hai scelto è molto interessante. Sì, tanta gente, di questo non posso che essere veramente orgoglioso. Vedere tanta presenza, tanta attenzione sul secondo appuntamento di Rara Avis. Dopo l'inaugurazione al Museo Archeologico di Crotone, siamo oggi nel Museo di Pitagora. È veramente un grandissimo piacere avere anche un tavolo ricco di grandi personalità, di quelle che sono ovviamente le figure principali delle dinamiche che ci sono all'interno dell'arte, della legalità, dell'archeologia e dei beni culturali in generale. E oggi andremo proprio a dibattere, appunto, a fare un convegno su quelle che sono queste dinamiche, sulla tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali. La tutela dei beni culturali è fondamentale, se pensiamo alla colonna di Capocolonna che è a rischio. Assolutamente, sono dei simboli cardine di Crotone che meritano un'attenzione, meritano un dibattito, meritano ovviamente una presenza da parte degli addetti ai lavori, da parte degli enti, da parte ovviamente di tutte le persone che tengono a cuore di questa terra, di questa città e di tutto quello che può offrire. Ovviamente è stata menzionata la colonna, come tutta la storia, tutto quello che ha a che vedere con la nostra città, la nostra storia, il nostro passato deve essere tutelato, deve essere promosso, valorizzato e deve essere messo in condizione di poter creare una vetrina per quella che è una città che può offrire veramente tanto. Crotone è una città della cultura e se i beni culturali sono messi, diciamo, a riparo e sono restaurati e si ha la possibilità e l'attenzione di fare in modo che non ci siano danni, e beh, questa è una bella proposta quella che tu fai. Ma assolutamente, la parte della tutela è fondamentale, l'altra faccia della medaglia che è quella della valorizzazione, quindi sono le due facce che a pari passo devono continuare per far rifiorire una città che di questo potrebbe tranquillamente vivere, cioè anche solo di questo. È una città che può offrire tantissimo, è una città che si può aprire al mondo per la storia che abbiamo avuto, abbiamo un'attenzione in modo passivo per quello che abbiamo vissuto nell'arco della storia, quindi vedere poi con i propri occhi a livello attivo, quindi di presenza, quelli che possono essere i nostri beni, quindi presso il museo archeologico, come abbiamo visto durante l'inaugurazione, presso i siti culturali di spessore paesaggistico come nel caso di Capocolonna, e diversi altri anche nel circondario di Crotone, dove, ripeto, possono servire da vetrina per una grande svolta e un grande futuro per questa città. Questo convegno è dedicato ai beni culturali, quindi anche lì c'è bisogno di legalità, perché chiaramente ci sono dei beni che devono essere sottoposti a controllo. Guardi, il vostro colonnello qui di Crotone è un esperto, perché quando era giovane tenente, che lui fa il giovanotto ma non è un giovanotto, quando era giovane tenente abbiamo fatto delle indagini importanti sul recupero di beni di interesse artistico e storico.